Adesso questo lemma lo dobbiamo dimostrare. Come si fa la dimostrazione per induzione su n? Allora, se n è uguale a 1, la tesi è ovvia, non c'è nulla da dimostrare. Perché? Perché una matrice 1 per 1 è già diagonale. Allora, supponiamo, facciamo vedere. E se la tesi è vera per n, lo è anche per n più 1. Allora, cancelliamo qua e andiamo a prendere prendiamo una matrice A n più 1 per n più 1. Ok. Simmetrica. Allora io dico che sicuramente esiste lambda appartenente a R, V appartenente a Rn, tale che la norma di V sia uguale a 1, tale che AV uguale lambda V. Questo perché noi sappiamo che tutti gli autovalori e tutti gli autovettori sono reali. Poi per ogni autovalore posso trovare un autovettore reale. Uno dice, ma l'autovettore semplicemente devi supporre che la norma sia diversa da 0, ma una volta che è diverso da 0 divido per norma V e lo posso normalizzare l'autovettore. Allora noi cosa facciamo? Prendiamo V1 uguale a V. Poi prendiamo V1, V2, Vn, una base ortonormale di Rn. Perché lo possiamo fare? Beh, V1 ci possiamo mettere V perché è un vettore non nullo. Poi una volta che uno ha una base, che ha un vettore, una parte libera, noi sappiamo che possiamo completarlo ad avere una base. Una volta che, però dici, ma non è ortonormale. E vabbè, una volta che c'è una base, con Gram-Schmidt la fai diventare ortogonale. Una volta che la fai diventare ortogonale, dividi per la norma e fai diventare ortonormale. Quindi questo è sempre possibile. Scusate, devo scrivere n più 1 perché siamo in Rn più 1.
ok? Quindi base tutto normale, DRN. Se l'avessi fatto da N-1 a N andava bene, siccome lo voglio fare la dimostrazione per induzione, voglio fare il passaggio induttivo da N a N+1, devo scrivere così. Ok. Allora, prendiamo M, la matrice costituita dai vettori V1, V2, V(n+1). Siccome le colonne sono ortonormali, sappiamo, l'abbiamo visto l'altra volta, che M trasposto è uguale a M-1. Allora andiamo a fare M-1 a M. Chi sarà? Come vedremo, questa qua non è la matrice che andiamo cercando noi, quindi forse è meglio chiamarla questa N. Non sarà ancora la matrice diagonale. Andiamo a fare N-1 a N. Ok? Allora, per vedere chi è N-1 a N, come si fa? Qua metto un'osservazione che è di carattere generale, osservazione. Se ha una matrice quadrata me un momento, siccome l'osservazione la dovevo fare prima. Vabbè, qua scriviamo Rn+1 per Rn+2. Per non... Le colonne di A la colonna iesima di A coincide con A moltiplicato per il vettore E della base canonica. Poi ci va dalla matrice A, se moltiplicate per A, chi è I? Tutti i zeri, 1 al posto iesimo. Quando andate a fare il prodotto righe per colonne, questo 1 si sconde esattamente con la colonna iesima. Questa cosa si può fare anche al contrario. Per vedere come sono fatte le colonne di una matrice, io vado a moltiplicare la matrice per E con 1 e ottengo la prima colonna, per E con 2 ottengo la seconda colonna, per E con 3 e ottengo la terza colonna. Ok. Allora,
vado a fare n a meno 1 a n per e con 1. Questo è quello che mi interessa. Ma n con 1 chi sarà? La prima colonna di n. Quindi qua mi viene n a meno 1 a v con 1. Ma v con 1 l'avevo preso v. E chi è AV? AV stava scritto qua, faceva lambda V. Quindi qua mi viene lambda n a meno 1 per V. Lambda si può portare fuori perché è un coefficiente, è uno scalare. Allora, quanto mi viene qua? Chi è n a meno 1? Questo è anche n trasposto per V. Quindi, lo scrivo per esteso qua sotto. Qua mi viene lambda, qua c'è V1, V2 per riga, Vn più 1, e qua c'è V o V1 che è la stessa cosa, però messo per colonne. Quando vado a fare questo prodotto righe per colonne, cosa mi viene? Il primo elemento mi viene 1. E tutti gli altri mi vengono 0, perché V con 1 scala V con 1 fa 1, V con 2 scala V con 1 fa 0, V con 3 scala V con 1 fa 0 e V con n più 1 scala V con 1 fa 0. Questo perché? Perché abbiamo preso la base 8, 8 normali, in particolare 8 normali. Va bene? Ok. Quindi quando io vado a scrivere n a meno 1 a n, quello che, la prima cosa che so è che sulla prima colonna ci sta lambda e poi ci stanno tutti i zeri. Ora il resto non mi interessa. Qua ci può stare quello che vuoi. Quello che volete. Ok? Ok. Però quello che esce fuori qua la chiamo B. Qua ho l'osservazione la possiamo già fare a questo punto. In realtà questa osservazione cosa ci dice? Vi ricordate n a meno 1 a n era uguale a n trasposto a n, perché la matrice era ottogonale. Provate a fare la trasposta di questo, la trasposta di n trasposto a n quanto fa? Si deve fare la trasposta partendo dall'ultima, quindi viene n trasposto a trasposto n trasposto trasposto. Quindi n trasposto a n, perché a era uguale ad a trasposto, se vi ricordate la matrice l'abbiamo presa simmetrica, e n trasposto due volte fa n. Quindi la matrice di questa matrice qua, noi cosa sappiamo? Che è sì, cioè se la matrice è una matrice simmetrica, quando moltiplichiamo a sinistra e a destra per è trasposto a n con una matrice n ortogonale, la matrice rimane simmetrica. Allora se, c'ha, se è simmetrica e ha degli zeri qua, qua che cosa c'ha? C'ha zeri qua. Se ce l'ha qua, per essere simmetrica, ce la deve avere qua.
Ok. Adesso B com'è però? B per i... c'ha una dimensione in meno, è Rn per n. Ok? Quindi esiste una matrice P tale che appartenente a R n per n, tale che di trasposto B P è uguale a lambda 2 lambda n più 1 0. Chiaro? Questa è l'ipotesi induttiva, cioè fino a n era vero, a n più 1 non lo so. Adesso chi è la mia matrice? La matrice che voglio trovare io. Allora, prendiamo per prima cosa la matrice P tilde. Com'è fatta la matrice P tilde? La matrice P tilde è fatta così. Qua c'è 1, qua ci sono 0, 0 e qua ci sono P. Perché? Attenzione, questa è una matrice n per n, e b è n per n, infatti si devono poter moltiplicare. Le matrici invece queste qua sono matrici n più 1 per n più 1, quindi non posso andare a moltiplicare questa con n o con... chiaro? Allora, chi è P trasposto che è uguale a P trasposto a meno, che è uguale a P tilde a meno 1? Non è altro che 1 0, 0, P trasposto. Quando fai la trasposta di una matrice del genere, beh, trasponendo gli 0, 0 rimane 0, 1 rimane 1 e questa diventa la trasposta di questo, che è anche l'inversa, basta fare il prodotto di Cooper Coulomb, si vede. Quando avete un prodotto a blocchi, un blocco qua, un blocco qua, 0 e 0 qua, quando andate a fare i prodotti si moltiplicano i blocchi di sopra e i blocchi di sotto in maniera autonoma. Allora, quindi quando andate a moltiplicare qua vi viene 1 per 1 che fa 1 e qua sotto viene P per P trasposto che fa la matrice identica n dimensionale. La matrice identica n dimensionale, ci aggiungete 1 sopra, fa la matrice identica n più 1 dimensionale. Ah. Quindi adesso che cosa mi va a succedere? Mi va a succedere, lo riscrivo qua sopra, cancello soltanto una riga per... così si vede meglio, sta più sotto la luce. Allora io adesso cosa faccio? Faccio n trasposto a n, trasposto a meno 1 è la stessa cosa. Poi faccio qua moltiplico per P tilde, qua moltiplico per P tilde trasposto, che è uguale a P tilde a meno 1. Metto una linea, cosa mi verrà? Beh, una volta che faccio il prodotto interno, qua mi viene P tilde trasposto per 1, 0, 0 e qua viene la matrice B e qua viene P tilde. Ma questo è uguale a P tilde trasposto come faceva? Faceva 1, 0, 0, P trasposto, la matrice in mezzo era questa, 1, 0, 0, B. Quando scrivo 0 significa che su questa riga ci sono tutti i zeri, è un'abbreviazione, l'abbreviazione di questi. Su questa colonna ci sono tutti i zeri. E poi ci sta 1, 0, 0, P. Quando vado a fare il prodotto che mi viene? Lo scrivo a sinistra qua. Beh, in mezzo non c'era 1 0 0 P, c'era lambda 0 0 P. Allora mi viene questo lambda che chiamo lambda 1 0 0 e qua mi viene lambda 2 lambda n più 1 0. Come avevo chiamato V con 1 uguale V
devo scrivere lambda 1 uguale lambda. Ok? E ho finito il teorema. Vabbè, questo qua non è il lemma di Schuler, sia il teorema spettrale. Poi adesso vi dico il lemma di Schuler esattamente cos'è. Quindi abbiamo finito la dimostrazione. Cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che se io parto da una matrice simmetrica, posso diagonalizzarla per mezzo di una matrice ortogonale. Cioè ho una matrice ortogonale. Chi è la matrice ortogonale M? Non l'ho scritto, ma M è uguale a N P tilde. Chi è la matrice M-1 uguale a M trasposto? F tilde trasposto e N trasposto. Quindi come vedete vi trovate che quella lì, quella matrice è M-1 a M oppure M trasposto a M. Ok? Questa è la dimostrazione del teorema. È molto semplice. E ho fatto un pochino di confusione, nel senso che il lemma di Schur è la stessa cosa quasi, nel senso che noi abbiamo potuto ottenere la diagonalizzazione in quanto siamo partiti dalla matrice simmetrica. La simmetria l'abbiamo sfruttata qua. L'abbiamo sfruttata nel primo passaggio quando abbiamo detto qua venivano zeri, la matrice rimane simmetrica e quindi qua ci sono zeri. Chiaro? Se invece la matrice di partenza non è simmetrica ma ha tutti gli autovalori reali, si può fare tutto quanto allo stesso modo. L'unica cosa che cambia, dovete sapere con certezza che abbia gli autovalori reali, altrimenti non trovate l'autovalore reale per partire. Ma una volta che avete trovato l'autovalore reale per partire, qua ci avete 0 e qua non lo sapete che ci vengono 0. Però potete andare avanti. Però potete andare avanti e ottenere che cosa? Non potrete più ottenere una matrice diago, ma la ottenete però triangolare superiore. Nel momento in cui la ottenete triangolare superiore, sulla diagonale principale ci avete tutti gli autovalori, perciò tutti gli autovalori devono essere reali. Altrimenti, se avete un autovalore complesso, la cosa non funziona. Quindi, ripeto, qua cambiamo nome e lo chiamiamo teorema spettrale. L'enunciato l'abbiamo cancellato. Allora, riscriviamolo perché è importante. Allora, teorema spettrale. A appartenente a Rn per n. A uguale a trasposto. Esiste una matrice M tale che M trasposto è uguale a M-1 M appartenente a Rn per n. E M a meno 1 a M uguale M trasposto a M uguale D, dove la matrice diagonale che c'ha sulla diagonale gli autovalori della matrice A e tutti 0. Questo è il teorema spettrale, l'abbiamo appena dimostrato. Invece il lemma di Schur mi fate la dimostrazione di questo qua, è la dimostrazione è quasi uguale, quasi identica, però per non me la chiedo, mi chiede solo l'enunciato. A appartenente a R n per n con tutti gli autovalori reali
tutti gli alloroni sono reali, questo ce lo dovete mettere per ipotesi. Allora esiste M tale che M trasposto è uguale a M meno 1 e M trasposto a M uguale M a meno 1 a M uguale una matrice triangolare che ha sulla diagonale ovviamente gli autovalori sotto 0 e qua qualche altra cosa. Allora, noi abbiamo dimostrato direttamente il teorema spettrale. Per quale motivo? Allora, vi spiego esattamente come è andata, perché così sennò poi veramente potreste avere un po' di confusione. Allora, il lemma di Schuler è questo qua, quindi non si suppone che la matrice sia simmetrica. Però nella dimostrazione del lemma di Schuler, quando arrivi al pezzo che ho cancellato qua, cioè quando arrivi al fatto che la prima colonna c'ha tutti 0 sotto la diagonale, ovviamente sulla prima riga non puoi dire nulla. Allora, quando vai a fare il passaggio, diciamo, quando vai a fare la matrice P e P tilde sono uguali, tali e quali, soltanto che quando vai a fare il prodotto te lo devi sviluppare per far vedere che la matrice è triangolare. Allora devi perdere 2 minuti in più. Allora, quando sono arrivato là ho visto, dico vabbè, ormai che abbiamo detto che la matrice è simmetrica, dimostriamolo in questo modo qua perché è più semplice. Cioè, quando vai a fare qua il prodotto non c'è bisogno, cioè se volete lo sviluppate, però quando andate a fare il prodotto l'unico moltiplica lambda e moltiplica 1, tutto il resto, gli zeri si scontrano con P, quindi quando fai per esempio la prima moltiplicazione qua c'hai lambda e poi c'hai tutti i zeri, perché una colonna del genere e una riga del genere, una colonna del genere si scontrano sempre due numeri di cui almeno uno è 0. Poi una volta che hai fatto il primo prodotto, insomma, i blocchi, vi ho detto, si moltiplicano indipendentemente, quindi qua mi viene lambda perché viene 1 per lambda per 1 e qua mi viene la matrice diagonale perché mi viene questo pt per pt. Ok? Allora, a quel punto ho intravisto la possibilità di risparmiare 2 minuti sulla dimostrazione e ho continuato a fare la dimostrazione solo nel caso della matrice simmetrica, quindi questo qua è il teorema spettrale. Se volete fare la dimostrazione del lemma di Schur è quasi identica, ma non ci interessa più di tanto. Quello che ci interessa è che sappiate che anche se la matrice non è simmetrica, ma gli autovalori siamo sicuri che sono tutti reali, posso fare la stessa cosa. L'unica cosa che mi succede è che la matrice finale non sarà necessariamente simmetrica, perché la matrice partenza non lo è, e quindi sarà soltanto triangolare superiore. Tutto qua. Bene, detto questo, andiamo a vedere perché tutto ciò è importante. Allora, il perché è importante non lo devo giustificare più di tanto, perché avrete moltissimi esempi di applicazione, diciamo, di ricerca di autovalori e di autovettori. Questo vale ogni volta che dovete studiare un'equazione differenziale, per esempio, lo faremo già nella parte di analisi del corso. Anche solo a coefficienti costanti, vedremo, dovremo cercare diciamo, le radici del polinomio caratteristico. Avverrà per i civili quando farete scienze delle costruzioni, per quelli che fanno delle comunicazioni quando andate a fare dovete trovare, che ne so, gli autovettori in teoria dei segnali, quindi ne avrete applicazioni, ne avrete a iosa, bizzeffe. Quella che invece vi voglio proporre io è un'applicazione particolare, che è la classificazione delle coniche. Che cos'è una conica? Allora, impostiamo il problema delle coniche. E vediamo
che, avendo studiato le matrici, adesso questo problema ammette una presentazione dell'insieme delle soluzioni di una conica in maniera abbastanza conveniente. Allora, torniamo indietro, andiamo ad analisi 1. Qual era l'equazione generale della retta nel piano? Era x più by più c uguale 0. Questa qua l'abbiamo richiamata, se vi ricordate, all'inizio del corso, perché questa è l'equazione generica di una retta, non è y uguale mx più n, perché perdi le rette verticali. Ok? Allora, che cos'è questa qua? Non è altro, se ci fate caso, che a, b e c vanno visti come parametri, sono numeri, e non è altro che un polinomio di grado 1 nelle variabili x e y uguagliato a 0. Ok? Vedete? Termine di primo grado nella x, termine di primo grado nella y, termine no, uguale a 0. Termine di grado 0, la somma fa 0. E la soluzione di un'equazione del genere è una retta. Una retta che se c uguale a 0 passa per l'origine, se b uguale a 0 è una retta verticale, se x uguale a 0 è una retta orizzontale, poi ricavate il coefficiente angolare meno b su a e poi ve la studiate. Allora, questo qua l'avete già studiato in geometria analitica. Che cos'è una conica? Una conica è il luogo degli zeri di un'equazione di secondo grado, semplicemente. Quindi ok, ora un'equazione di secondo grado ha 6 termini. Il termine di secondo grado corrispondente al monomio x quadro, quello corrispondente al monomio xy, quello corrispondente al monomio y quadro, sono 3. Poi c'è il termine nella x, il termine nella y e il termine non, il termine di grado 0. Ora però avete notato che i coefficienti, quindi, sono 6 e li devo chiamare con 6 lettere se non ci voglio mettere i numeri. E quali sono le prime lettere dell'alfabeto? A, B, C, D, E, ed E. Però avete notato che qua ci metto, invece di B ci ho messo 2B, invece di D ci ho messo 2D, invece di E ci ho messo 2E. Questa è una convenzione. Per quale motivo si adotta questa convenzione? Perché questa, tutta questa espressione qua la possiamo scrivere in questo modo, come A, B, B, C, D, D, E, F, X, Y, 1, X, Y, 1, tutto quanto uguale a 0. Allora, proviamo a vedere se è vero. Faccio prima quale prodotto. Allora, questa qua è una matrice 1x3. Questa è una matrice 3x3. Com'è questa matrice? Com'è? Ah, è simmetrica. Ok. E questa è una matrice 3x1. Allora, il prodotto di una matrice 1x3, 3x3, 3x1 viene una matrice 1x1, cioè un numero. Per calcolare questo numero andiamo a fare prima il prodotto di destra. Quindi io ho prima quello di sinistra, come vi pare, non è che cambia. Il prodotto è associativo, quindi xy1. Qua cosa mi viene? Viene ax più by più d. Qua mi viene bx più cy più e. Qua mi viene dx più ey più f. Uguale a qua ho ax quadro
più bxy più dx, questa volta devo fare x per questo, più bxy più cy quadro più ey più dx più ey più f uguale. Ma non è la stessa cosa che sta scritta là, perché vedete, ax quadro ci sta, cx quadro, y quadro ci sta, f ci sta. Poi di bxy ce ne stanno due, uno qua e uno qua. Di dx ce ne stanno due, uno qua e uno qua. E di ay ce ne stanno due, uno qua e uno qua. Quindi esattamente mi viene l'espressione che sta al di sopra della parentesi grafica. Ok? E tutto questo deve fare 0, quindi la mia equazione cosa diventa? Diventa che questo prodotto matriciale deve fare 0. Ok. Allora, geometricamente si può dimostrare, non ho il tempo di farlo, ma si può dimostrare che il luogo degli zeri di questa equazione qua o è un'ellisse, o è una parabola, o è un'iperbole. Attenzione però, quando dico questo, ci sono in mezzo dei casi, per esempio dei generi. Facciamo un esempio: se io prendo x quadro più 3y quadro più 1 uguale a 0, questo non ha soluzione. Poi mettiamo qualche esempio. No soluzione. Se metto per esempio 2x quadro più y quadro uguale a 0, questo c'è solo una soluzione, 0, 0. C'è solo l'origine. Che la somma di quadrati per fare 0 fanno 0 tutti e due. Però questo qua, perché si parla di casi degeneri? In questo caso le soluzioni ci stanno, ma andrebbero guardate in C e bisognerebbe parlare di geometria proiettiva e non lo vogliamo fare. Noi parliamo soltanto in R2. Qua invece, anche qui se parliamo in C si capisce meglio, ma invece in R2 che quella soluzione è un punto, ma che cos'è un punto? Questo è un caso del genere di un'ellisse, l'ellisse che è stata lì, se tu prendi un'ellisse, se qua invece di mettere 0 ci metto 1, qua viene un'ellisse, poi ci metto un mezzo, viene un'ellisse più piccola, più piccola, più piccola, quando arriva a 0 l'ellisse del genere in un punto, quando ci metto meno 1, nel caso reale non c'è più niente, no? Che sarebbe questo caso qua, questo è come fosse una somma di quadrati uguale a meno 1. Okay. Poi ci sono altri casi del genere, per esempio posso avere due rette, se io ho y quadro meno x quadro, queste sono due rette, la retta y uguale a x e y uguale a meno x, questo lo vedete subito che questo è un prodotto notevole, no? Y meno x per x, y più x uguale a 0, quindi io si annulla il primo, si annulla il secondo. Se si annulla il primo state su una retta, se si annulla il secondo state su un'altra retta. Però anche in questo caso qui sono queste due rette, può essere visto come un caso del genere di un'iperbole. Per esempio, diciamo, se voi mettete y quadro meno x quadro uguale a un numero negativo, vi viene un'iperbole fatta così. Se mettete 0 l'iperbole degenera in due rette, se mettete, se qua ci mettete un numero negativo vi viene questa iperbole qua, se ci mettete un numero positivo vi viene un'iperbole che ha sempre questi come asintoti ma dall'altra parte. Similmente si può avere come caso del genere due rette parallele, però questi casi qua non ci perdo tempo, vedremo chi
tranne i casi degeneri, quindi se la mia conica ha soluzione, ideale, tranne che nei casi degeneri, che comunque possono essere ricondotti a un'ellissima parabola di Pepole, le soluzioni di un'equazione di questo tipo sono sempre un'ellisse, una parabola o un iperbole. Allora, quali sono le equazioni canoniche dell'ellisse, della parabola e dell'iperbole? L'ellisse voi avete x su a al quadrato più y su b al quadrato uguale 1. Questa è l'equazione di un'ellisse di semiassi a e b. Per l'iperbole avete x su a al quadrato più y meno y su b al quadrato uguale 1. Quindi l'unica cosa che cambia è che invece di più ci avete meno. Vabbè, qua più o meno 1, seconda se le liste sono messe in orizzontale o verticale, poi vedremo. Poi per la parabola, allora facciamo y uguale a x quadrato. Questa è stata già, che significa canonica? Che questi insiemi sono stati spostati, sono stati ruotati o traslati per renderne la scrittura più semplice come equazione. Allora voi sapete che questa, per esempio, non è la più generica questa parabola, come c'ha l'asse verticale, questa l'avete studiata al liceo, alle superiori, e questa qua l'asse coincide con l'asse delle y, se no era x quadro più bx più c. Però una volta che l'ho messa con l'asse, l'ho ruotata, l'ho messa con l'asse verticale, me la posso spostare in maniera tale che l'asse coincide con l'asse verticale. Allora, se ci andate a fare caso, questi qua sono tutti casi particolari che io posso scrivere nella mia matrice, no? Allora, per esempio, qua cosa dovrò mettere? 1 su a quadro qua, 1 su b quadro qua, 1 qua e tutti 0. Qua cosa devo mettere? 1 su a quadro qua, meno 1 su b quadro qua, più o meno 1 qua e tutti 0 altrove. E qua però, se la mia se ho una parabola, la matrice, fate attenzione perché com'è fatta? Qua ci avete A, qua ci avete 0, qua ci avete 0, 0, 0, 0, qua ci avete un mezzo e qua ci avete 0. Questa è la matrice corrispondente. Anzi, qua ci avete meno A. Qua viene y meno a squared uguale a 0. Portate dall'altra parte. Ok, oppure cambiate segno qua, o a questo o a questo. Allora, cosa scoprite? Adesso, allora, facciamo il punto della situazione, perché abbiamo solo 5 minuti e poi vi farò vedere direttamente con degli esercizi come si classificano le coniche, cioè come si capisce di che tipo di conica si tratta, come si girano, come si trovano il centro, come si trovano gli asintodi nel caso dell'iperbole, eccetera eccetera. Questo lo faremo direttamente con esercizi. Però facciamo il punto fino a qui. Noi abbiamo visto che l'equazione di una conica corrisponde a un prodotto matriciale.
uguale alla 0. Non solo, la matrice a sinistra e a destra di questa matrice c'è un vettore che è xy1, che mi conviene scrivere questo vettore perché così posso ottenere quell'espressione là sotto. Però, avendo usato questa convenzione, la matrice qua non solo mi viene simmetrica, perché mi viene simmetrica? Perché questo qua mi va a fare una dx qua, questo qua mi va a fare un dx qua. Quando prendo il termine con la x, cosa faccio? Lo spacco metà e metà, e così la matrice viene simmetrica. Cioè, se qua c'è 2d che fa 8, io metto 4 e 4, avrei potuto mettere pure 5 e 3. Ma che vantaggio ne avrei ottenuto? Quando andavo a fare il prodotto righe per colonna ottenevo sempre 8x. Però l'unica cosa che ottenevo è che la matrice non era simmetrica. Però siccome a me le matrici simmetriche servono, diciamo, sono utili. Perché sono utili? Perché quando le andrò ad analizzare in termini di autovalore dei due vettori sarà più facile trovarle. Ok? Ok. Va bene, quindi abbiamo che una conica equivale a un prodotto di una matrice simmetrica e questo vettore a sinistra e questo vettore a destra e questo vettore a sinistra uguale a 0. Bene, poi abbiamo detto, la geometria ci dice che le coniche, a parte i casi degeneri, sono o un'ellisse, o un iper, o una parabola. È possibile, data la matrice, data l'equazione, quindi scritta la matrice, è possibile capire a colpo d'occhio di che conica si tratta? È possibile poi trovare come dire, le caratteristiche salienti di questa conica e arrivarne a fare il grafico? No? La risposta è sì. Come si fa? E ci vogliono gli autovalori e gli autovettori. Senza gli autovalori e senza gli autovettori non me la cavate. Però quello che vi posso dire già da adesso è che non mi servono gli autovalori e gli autovettori di questa matrice qua. Mi servono gli autovettori e gli autovalori di questa matrice qua. Cioè la matrice che conta per classificare la conica non è tutta la matrice 3x3. Questa matrice qua, questi termini qua, diciamo, vedremo poi, corrispondono a una traslazione. Quindi non ci servono, quindi quando io traslo la conica non cambia. Invece, per capire di che conica si tratta, dobbiamo andare a esaminare questa matrice qua. Ok? E beh, questo è un bel vantaggio perché è una matrice simmetrica, ma anche 2x2. Quindi è una matrice molto semplice da analizzare. Quindi, nel momento che noi abbiamo trovato questi autovettori, questi autovalori, gli autovalori di questa matrice, saremo in grado di capire che conica è. Che conica sarà? Se la conica, ripeto, ha almeno una soluzione reale, allora, facciamo così. Se gli autovalori sono due di segno opposto, è sempre un'iperbole e c'è sempre soluzione reale. Se uno dei due fa 0, è una parabola. Se tutti e due fanno 0, non è, diciamo, se tutti e due fanno 0, che vuol dire? Vuol dire che i termini di secondo grado non c'erano, non è possibile, perché allora è una regola. No? Quindi non è un'equazione di secondo grado. Quindi tutte e due 0 non possono essere. Se sono di segno opposto è un'iperbole. Se sono dello stesso segno è un'ellisse. Se uno dei due fa 0 è una parabola. Punto. Dopodiché, cosa si fa? Ci sono dei procedimenti basilari per, se è un'ellisse o un'iperbole, ha un centro. Allora, cosa si fa? Si determina il centro, la prima cosa. Poi si fa la traslazione rispetto al centro. Quando si fa la traslazione si porta il centro a posto, questi termini vanno a zero. Dopodiché si fa una rotazione e diventa un'ellisse così o una iperbole così.
Se è una parabola, non ce l'ha il centro. Allora cosa si fa? Si fa prima la rotazione. E qua motivo si fa prima la rotazione? Perché così me la giro e me la metto con l'asse verticale oppure orizzontale. Una volta che ho fatto la rotazione, a quel punto io mi sposto, mettiamo che l'ho messa con l'asse verticale, me la sposto e la riduco a una forma del genere. Ok? Quindi diciamo la metto simmetrica, perché non posso fare altrimenti, perché qua i termini non andranno mai tutti e due uguali a zero, e poi vedremo perché, lo vedremo con degli esercizi, ok? Quindi questo è il quadro. Adesso ci fermiamo e poi dopo la pausa, tra oggi riprendiamo tra una mezz'oretta e tra diciamo dopo vediamo prima anche un po' il discorso